Buonasera a tutti, ci risiamo. Non sono qui per dare delle belle notizie, ne manco per drammatizzare, ne farei volentieri a meno. Siamo di nuovo in collaborazione con tutti gli amministratori e con l'unità di crisi dell'ufficio di igiene, con il dottor Montù, che da questo mio video voglio ringraziare, ma veramente ringraziare tanto per quello che fa e quello che ha fatto specialmente per noi e con questa linea che abbiamo messo, una linea rossa che siamo completamente in contatto. Purtroppo, con stasera passiamo i 10 contagi in Centallo. È cambiato il tempo, non siamo più a marzo, non siamo più degli inesperti. Non voglio andare come andavo magari un po' fuori dalle righe con i toni un po' alti di 6 mesi fa, però l'attenzione bisogna di nuovo alzarla a livello di guardia. Come avete visto, la notte scorsa il ministro Conte ha firmato un nuovo DPCM molto stringente che è quasi a livello 2 di questa primavera. Purtroppo Centallo registra questi casi e in questo caso purtroppo praticamente sono tutti giovani tolto un paio. E chi fa la parte purtroppo più brutta è quella degli insegnanti, al quale va un mio grande plauso che assieme a quello del corpo degli infermieri o dei dottori sono sempre stati quelli più colpiti. Gli infermieri questa primavera sono stati veramente falcidiati da questo male. In questo momento in Centallo abbiamo anche alcuni insegnanti di scuole non centallesi, di scuole di fuori. Purtroppo tra i contagiati abbiamo anche dei ragazzini che hanno solo 16-17 anni. Io spero che non picchi secco come picchiava, ma vi garantisco che sta picchiando. Come vedete oggi quando trasmetto in Piemonte sono quasi 500, la provincia di Cuneo ne conta già di nuovo oggi una novantina. Tutti i giorni, se chi ha voglia di guardare i dati, i guariti sono sempre molto meno della metà di quelli che si stanno infettando. Stiamo attenti, lo sapete. Con le mascherine non ci si scherza più, locali pubblici sempre, addirittura nel DPCM si dice che chi non è nella famiglia, quando si va in un'altra famiglia, di usare questa protezione. In settimana cominceremo già di nuovo a disinfettare, domani faremo sicuramente una disinfezione con dei medicinali che ci sono stati suggeriti, consigliati, che hanno dato dei buoni risultati. Abbiamo comperato anche noi una macchina per non avere più da noleggiare, una macchina per poter disinfettare. Se vedrete, non è assolutamente tossico, non è niente, passerà anche dove c'è la gente, è una sicurezza per tutti. Le mascherine vanno oramai dappertutto, ripeto, dappertutto, salvo che non ci sia in presenza di gente. Non è tollerabile che ci sia ancora qualche stupidone che mi dice no, ma va bene, non va bene, e questa cosa deve assolutamente finire. La mascherina, per favore, tenetela. Non vogliamo tornare al lockdown, perché abbiamo capito tutti gli amministratori, i politici e tutto, che metteremo veramente in ginocchio la nostra economia. Ma dobbiamo collaborare tutti. Avete visto gli amici francesi che ci sputavano sulla pizza che ce l'avevano con noi, in che situazione si sono trovati, o gli amici spagnoli che stanno veramente pagando dei prezzi altissimi. Noi siamo stati additati dall'OMS e da molti altri stati come un esempio da seguire, però forse abbiamo esagerato un po'. Magari se stavamo un po' più a casa quest'estate o quest'autunno, era una cosa che forse si poteva non sicuramente evitare, ma non avere gli effetti che ha in questo momento. Purtroppo saremo rigidi, anzi rigidissimi. Io capisco che i nostri vigili, i nostri carabinieri, i nostri controllori, tutti, fare una multa di 400 euro sia una cosa spropositata. Se fosse una multa di 50 euro, vi garantisco che sarei il primo a dire a loro tolleranza zero meno che zero.
Però sappiate che adesso magari i soliti furbasti, furboni e furbetti con queste multe andremo qualcuna e sarà inevitabile farla. In settimana, in accordo con il solito nostro gruppo della Forza Pubblica e della Protezione Civile, con i capigruppo di minoranza e minoranza, mi sento in continuazione. E in settimana, come ripeto, faremo di nuovo qualche riunione per vedere cosa possiamo fare. Non vogliamo inasprire nulla, ma cercate di capirci sotto i portici, davanti ai bar, davanti alle pizzerie, davanti dappertutto. Le maschere, senza maschera non è più tollerabile. E non ci siano le scuse più stupide che ci sono, perché è veramente ormai da bambini. Questa primavera, dicevamo, la mortalità era molta, tanta, troppa. Poi ci dicevano patologia sì, patologia ni, patologia no. Anziani, vecchi che avevano solo più da morire. Ripeto, dei nostri oltre 10 che contiamo oggi infettati, vi dico oltre 10 perché non ho ancora gli ultimi tamponi, ma ho già delle positività che mi sono state segnalate, ma non sono ancora conteggiate. Il numero di conteggiati in questo momento è 10, ma penso con un buon margine di sicurezza, purtroppo, di dire che saremo già almeno 12 o 13. Ragazzi, diamoci una svegliata tutti, cerchiamo tutti di collaborare, non facciamo nessuna limitazione oltre a quella del DPCM che mi sembra già anche troppo alta. Manifestazioni, quelle sportive si possono fare, i ragazzi si possono fare con una limitazione del 10% degli spettatori. Per favore, facciamo attenzione. E ancora una volta dimostriamo la civiltà di Centallo, ancora una volta dimostriamo quanto siamo capaci di essere bravi. Io vi auguro una buona serata, se avrò buone notizie cercherò di darvele subito. Seguite il social, seguite Radio Centallo, seguite Telegram, sono i canali di informazione del nostro comune. Se ci saranno novità ve le comunico. Spero veramente di potervi comunicare che faremo quest'anno un buon Natale, però bisogna che ci diamo una mossa tutti. Ciao, buona serata e arrivederci a presto.